Questa mattina, giovedì 8 febbraio, i candidati alla Camera e al Senato dei vari schieramenti politici si sono recati alla sede FIMCISL a Rivarolo Canavese per un incontro organizzato dal sindacato legato ad uno specifico programma sul tema del lavoro. Abbiamo colto l'occasione per rivolgere loro un paio di domande. Il punto principale del vostro programma, quello più importante, la prima cosa da fare? Beh, inevitabilmente l'abolizione della legge Fornero, che ha fatto tanto male a questo paese. Prima ancora della flat tax, la tassazione unica al 15% che darà una forza incredibile a questo paese, che riporterà il circolo economico veramente a girare nel paese, ancora prima di difendere i nostri confini. Difendere i nostri confini vuol dire che chiunque arriva in questo paese da profugo è assolutamente benvenuto. Chi arriva come migrante economico e quindi tendenzialmente dopo pochi anni viene riconosciuto come clandestino, invece ovviamente dobbiamo valutare chi accogliere, nel senso che il paese non può accogliere tutti, è un paese allo sfascio socio-economico già in questo momento, quindi queste sono le priorità. Prima di tutto però direi assolutamente la legge Fornero è quasi una battaglia, se vogliamo, di principio oramai per la Lega. La legge Fornero non solo ha creato dei danni sociali, ha creato anche dei danni economici. Non interroghiamoci solo sul male fatto dal punto di vista sociale, umano, le singole persone, ma andiamo a pensare anche a tutti quei costi che ha creato per le singole famiglie e quindi di conseguenza anche per lo Stato. Il problema più serio del territorio canavesano? Il problema più serio del territorio canavesano è in realtà un'opportunità, una cosa che non è mai stata fatta, l'idea di fare sinergia fra i vari comuni, i vari territori canavesani, fra i vari enti d'impresa, le associazioni, le scuole. Solo unito il territorio canavesano può affrontare le sfide del futuro. Siamo un territorio relativamente piccolo in una provincia molto importante, dove la maggior parte delle risorse del tempo viene inevitabilmente destinato alla città, e molto spesso da Ivrea non si sa dove, per esempio Rivarolo, da Cirié non si sa che cosa succede a Cornier, e questo è sbagliato. Noi come Lega qui sul territorio da tempo ci battiamo perché si trovi una sinergia e un'unione di territorio, al di là di quelle che sono le bandiere politiche, al di là di quelle che sono le bandiere sindacali. Siamo qui oggi ospiti della CISL, fare squadra territorio è un'opportunità più che un problema. Il problema è che non è mai stato fatto, ma noi la guardiamo dal punto di vista positivo e quindi diciamo che è un'opportunità. Un punto principale del vostro programma è più importante, la prima cosa da fare? La prima cosa da fare è quella di riportare sul territorio piemontese, in particolare Torino e provincia, un'attenzione della politica. Il fatto che noi si sia tutti rappresentanti del territorio candidati nelle file di Forza Italia aiuterà sicuramente, perché abbiamo competenza e conoscenza di quello che sta avvenendo, ad esempio nel canavese, quello che abbiamo detto anche durante questa mattinata. Sappiamo che sul tema dell'industria, del riportare le imprese sul territorio, si può basare quella che è il rilancio del canavese. Da questo dobbiamo partire. Sicuramente per quanto riguarda la sottoscritta chiederò di partecipare a Commissione Industria e Lavoro, perché penso di poter portare le competenze che ho in tutti questi anni incrementato anche facendo l'assessore al lavoro, ma secondo me la prima priorità per noi dovrà appunto essere competenti sul proprio territorio di provenienza e fare una lobby parlamentare territoriale importante per riportare risorse, soprattutto il fattore competitività sul nostro territorio. Un altro dei problemi che ha questo territorio canavesano, qual è?
È uno dei problemi del territorio che non sa che cosa deve fare quando sarà grande, questo è l'enorme problema del canavese. Io non mi inventerei altre vocazioni, noi abbiamo una vocazione, fortunatamente abbiamo tante competenze nel mondo della metalmeccanica, nel mondo comunque delle competenze legate all'industria anche pesante, c'è un ritorno alla componentistica prodotta a livello nazionale, noi lì dobbiamo continuare ad infilarci, abbiamo delle realtà industriali importanti, molto spesso manca quella che è la rete della prima fornitura perché vanno a guardare lontano dove più conviene economicamente, però non sempre la qualità è la stessa e quindi su questo dobbiamo tornare a lavorare. Bisogna lavorare col sindacato perché comunque la contrattazione aziendale è importante, affiancare sicuramente quella che è la capacità di attrarre turismo perché la vocazione turistica può essere un di più sul nostro territorio, ma non credo che possa essere solo questo. Io non vorrei che venisse tentata di portare una panacea a tutti i mali attraverso il turismo, mentre invece bisognerebbe particolarmente concentrarsi su quello che abbiamo fatto per 50 anni, vale a dire una sana politica industriale e incrementare quella che è l'attenzione delle imprese su questo territorio e soprattutto attrarle nuovamente su questo territorio. Un volto nuovo che si affaccia nella politica, che cosa l'ha spinta a candidarsi? Da anni ovviamente seguo il contesto politico della nostra regione in primis e anche a livello nazionale, le ricadute che questo comporta nella vita di tutti i giorni. Sono scesa ovviamente mettendoci la faccia con questa scelta, soprattutto perché credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unica forza credibile di opposizione che in questi 5 anni abbia acquistato la conoscenza necessaria per poter ad oggi governare. Mi rivedo totalmente nei valori di questo movimento, per cui sono disposta a sacrificare anche parte della propria vita privata che questo ruolo comporta per l'interesse nazionale, per contribuire perlomeno a migliorare l'interesse nazionale. Qual è la problematica maggiore del territorio canavesano, secondo lei? Ma riguarda soprattutto il superamento della cultura olivettiana, che secondo me non è assolutamente da superare, ma è da conciliare con l'innovazione tecnologica di oggi. Quindi un maggior welfare aziendale e soprattutto di potenziare le infrastrutture, sia per quanto riguarda quelle stradali, sia del costo dell'energia. Un volto nuovo nel campo della politica, cosa l'ha spinta a candidarsi? Ma penso che anche nel campo della medicina i problemi sociali appaiono tutti i giorni, quindi a un certo punto uno si chiede, ma oltre che curare i malati, forse è meglio che diciamo qualche cosa di più generale, scendiamo in campo per entrare là dove alcune decisioni che si prendono poi hanno delle ripercussioni così importanti sulla vita della gente, dei pazienti, che forse è meglio cercare di entrarci veramente. Qual è la problematica maggiore, di maggior rilievo, più grave qui del territorio canavesano? Ma io credo che ci siano almeno due problemi. Il primo è sicuramente il problema del lavoro, che credo che è un problema che riguarda un po' tutti. Il territorio canavesano è molto avanti dal punto di vista culturale, di relazioni, eccetera. Credo che abbia bisogno di certezze e di programmi sul piano lavorativo, su tutti i piani lavorativi, da quello industriale a quello della sanità, se pensi che è il mio terreno, se pensa che ci sono 5 o 6 ospedali, ognuno con problemi molto importanti che andrebbero completamente rivisti, bisogna avere un'idea generale e percorrerla. L'idea generale può essere quella dell'integrazione tra i grossi centri scientifici, dal Politecnico ai centri di sviluppo industriale, di sviluppo di ricerca che abbiamo sul territorio, integrarli con l'industria, e dall'altro, dal punto di vista della salute, della sanità della gente, bisogna creare le case della salute, alcune sono già state fatte, per esempio c'è un grosso esempio a Castellamonte di una casa della salute, e farne delle altre e modernizzare degli ospedali che sono assolutamente obsoleti, con tecnologie molto vecchie e depauperati anche dal punto di vista della crescita del personale. Quindi c'è molto lavoro da fare, ma io credo che ci siano anche tutti i presupposti per poterlo fare, quindi una buona politica credo che sia in grado di fare molto in questo territorio. Un punto principale del vostro programma è più importante, la prima cosa da fare? Beh, sicuramente il tema veramente del lavoro è un tema per il governo molto importante.
appunto dal Jobs Act si è partito cercando di aumentare le tutele per tutti, ma abbiamo visto che c'è comunque un aumento dei contratti che sono a tempo determinato, quindi bisogna cercare di trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Per farlo, il contratto a tempo determinato deve costare di più di quello a tempo indeterminato, e questo è quindi uno dei punti essenziali che il governo, diciamo, cercherà di portare avanti per primo, insieme anche al salario minimo legale, perché questi sono, diciamo, due punti molto importanti del nostro governo, e sicuramente ripartire dal lavoro, dalla dignità delle persone è sicuramente una delle cose centrali per il quale il nostro governo cercherà di fare diciamo il possibile, se i cittadini ci daranno la fiducia in queste elezioni. Qual è il problema più serio, più grave del territorio canavesano? Il problema più grave del territorio canavesano, a mio avviso, ad oggi rimangono, diciamo, ancora le infrastrutture. Diciamo, si è cercato in questi 5 anni, con la sinergia tra Stato e Regione e Comuni, di portare avanti alcuni risultati, però bisogna monitorare perché questi risultati poi abbiano, realizzazione concreta. Penso primo tra tutti ad esempio il collegamento con Torino nel passaggio appunto ferroviario, che deve essere concluso nel minor tempo possibile, perché il Ciriacese, Caselle, San Francesco, San Maurizio sono alla prima porta da Torino verso il Canavese. L'altra parte importante è appunto il tema della Torino-Ivrea Aosta. Anche lì abbiamo iniziato a fare un lavoro con i comuni per cercare, insieme a RFI, per cercare di portare avanti dei progetti appunto di superamento dei passaggi a livello, però serve monitorare perché poi RFI adesso scelga questo territorio ovviamente per cercare di portare avanti questi progetti, ovviamente da qua a 5-10 anni, che però si è preferito questo territorio rispetto ad altri. Io credo che sicuramente le infrastrutture sono ancora il problema centrale. Abbiamo visto anche adesso il problema del Ponte dei Preti, è un'altra infrastruttura importante, e quindi io credo che quello sarà una delle prime cose sulle quali bisognerà concentrarsi. Poi ovviamente il lavoro è un altro problema importante, quindi cercare di trovare soluzioni territoriali, facilitare le imprese a rimanere sul nostro territorio, e poi credo che l'altra sfida molto grande che questo territorio deve cercare di portare avanti insieme è una costruzione di una nuova anche vocazione turistica, no? Oltre quella imprenditoriale che già ha, con un know-how molto importante sullo stampaggio, sull'informatica, sulla meccatronica, sulla ceramica e tante altre cose. Però credo che anche una vocazione turistica sia una delle sfide importanti di questo territorio. Si sta già incominciando a fare qualcosa, però se il territorio riuscirà a fare squadra, credo che potrà veramente presentarsi per quello che è un territorio accogliente e con tante potenzialità.